acqua salata nelle vene, la forza della famiglia, la tradizione e l'innovazione che vanno a braccetto, il profumo del mare. Le Fritze Chic è uno scrigno da aprire e da scoprire, fenomeno gastronomico capace di attirare migliaia di persone a San Vito Marina, nel pieno della Costa dei Trabocchi, letteralmente travolta dagli amanti dello street food di pesce, che ora hanno un nuovo punto di riferimento a San Buceto. Le Fritze Chic ha infatti aperto i battenti non lontano dall'aeroporto d'Abruzzo, precisamente in Piazza dei Popoli. Un'attività nata quasi per scherzo 4 lustri or sono e decisa a prendere il volo. Tutto iniziò per gioco durante la sera della festa patronale. La signora Cinzia Verì decise con suo marito Pippo, un tempo d'Alessandro, ora ribattezzato Pippo Fish, di cucinare delle porzioni di pesce fritto e di venderle in un cartoccio fatto di carta paglia ai passanti. Nel giro di pochi mesi qualsiasi persona si trovasse a passare su quel tratto di costa, incuriosita dalla gastropescheria, si fermava per una calda e abbondante frittura. Erano gli inizi del 2000, la primogenitura della frittura parlante, dello street food tra i più apprezzati e conosciuti d'Abruzzo e non solo. C'era una volta Pippo Fish con il cartoccio di fritto parlantino, fritto cantante, pericolo costante, fritto genuino da Pippo Fish. Vai! Ecco qua! Oggi le Fritze Chic vanta centinaia di posti a sedere, migliaia di clienti, un menù stracolmo di prelibatezze di ogni tipo che spaziano dai marinati agli agrumi di Vallevò, alle seppie ripiene di Nonna Maria, dal baccalà all'ingorda alla pescatrice fritta con cipolla e sote piccante, senza dimenticare naturalmente Sua Maestà il fritto di calamari e gamberi e tanto altro. Una storia insomma bellissima che nasce dalla forza e dal temperamento delle grandi donne. La signora Cinzia Verì. La nostra è una storia di pescatori e marinai, da sempre viviamo sul mare e io sono la terza figlia femmina di un padre pescatore, quindi sono cresciuta a vongole e cozze veramente in ogni stagione e quindi mio padre, essendo l'ultimo, mi ha subito abituato ai tuffi per pescare di tutto. Sono cresciuta così e quindi la passione per il mare non potrei vivere senza. Questo ci ha portato a lungo termine a, insomma, a sviluppare delle situazioni prima molto semplici di pescherie, dopodiché una piccola friggitoria. Siamo cresciuti con il tempo, adesso siamo stati conosciuti in tutta Italia, primo premio Street Food Gambero Rosso, tanti riconoscimenti. Nuove aperture, nuovi locali, questa è l'ultima impresa e speriamo di andare avanti. Dopo tanti riconoscimenti enogastronomici a livello regionale, nel 2013 arriva la consacrazione con l'inserimento delle Fritze Chic nella guida del Gambero Rosso. Nel 2014 arrivano altri premi prestigiosi legati alla ristorazione nazionale e internazionale, con la recensione tra i primi 70 ristoranti street di pesce in Italia a livello nazionale nel 2015 e vincendo il primo premio Gambero Rosso Street Food a gennaio 2016. Un trionfo per San Vito Marina, per l'Abruzzo, per una famiglia che affonda le radici nel profondo della tradizione marinaresca abruzzese, in contrada Vallevò di San Vito, tra ginestre, battelli in legno, trabocchi e reti da posta. A San Buceto è emozionato Pippo Fish, grande lavoratore che non mette limiti al futuro. Pippo Fish, che giornata è questa? Un'altra giornata particolare? Bellissima, veramente bella, non me l'aspettavo, però veramente sono molto contento di aver fatto una cosa, una tipologia proprio per il popolo, fatto proprio con il cuore, quindi la gente poi mi ha premiato perché ho dato sempre il cuore, quindi la gente è rimasta contenta. Quanta strada hai fatto, da dove sei partito e quanta altra ne vorrai fare? Ormai le Fritze Chic, ricordiamo, è uno dei marchi più importanti d'Italia. Beh, non diciamo d'Italia, però per quanto riguarda siamo molto conosciuti. E il nostro obiettivo è andare sempre più avanti, fare una catena delle Fritze Chic per dare modo di far scoprire proprio i sapori reali ad un prezzo proprio
abbordabile per tutti. I segreti di solito non si dicono, ma qualcuno? Allora, la prima cosa essere con la coscienza a posto, che poi viene solo tutto in automatico. Non imbrogliare mai nessuno, perché imbrogliando non si va mai avanti, si arriva sempre a un traguardo. Invece noi andiamo sempre avanti, perché il nostro obiettivo è non fare mai rimanere scontenti il cliente e le persone, diciamo. Quanto pesce consumate nei vostri locali? A parte, abbiamo visto una scelta ricchissima di piatti. Guarda, neanche lo so, però so che ne consumiamo tanto. Riusciamo a dare un prodotto, anche se ne è tanto, riusciamo a dare sempre la qualità giusta per andare avanti. Parola di Pippo Fish. Sì, adios! Tanta gente, tanti amici, tanti curiosi non hanno mancato l'appuntamento. L'area metropolitana rappresenta un bacino che storicamente ha abbracciato lo street food di San Vito Marina e che ora se lo ritrova in casa. Un servizio in più per il territorio e posti di lavoro preziosi. Il sindaco di San Giovanni Teatino, Luciano Marinucci, con l'assessore al commercio, Roberto Ferraioli. In passato è andato qualche volta a San Vito Chietino, dalle Fritte Chic? Sì, era uno degli appuntamenti classici di tutti quelli che vivono l'area metropolitana. Io oggi credo che questa distanza che si è accorciata tra San Vito e San Giovanni darà la possibilità a quelli che forse lo immaginavano, ma oggi lo fanno con certezza, di recarsi a questa attività e gustare dell'ottimo pesce. Ho capito che loro ci credono in questa cosa, perché hanno clienti su tutta l'area metropolitana, quindi di conseguenza hanno fatto la scelta sul nostro territorio. Io ne sono contento, perché comunque da parte nostra diamo un servizio ai cittadini e quindi sono abbastanza soddisfatto. Mi hanno detto che l'assessore mangia solo pesce, eh? No, solo carne anzi. No, io mangio pesce e carne, quindi qua c'è un po' un problema, perché anche la carne è buona, quindi, però qua facciamo solo pesce. Poi la carne la mangiamo in collina, perché abbiamo anche la collina. Bollicine, profumi, un'atmosfera goliardica in Piazza dei Popoli il giorno del taglio del nastro. Sentiamo la gente. Sono argentina. Lei è abituata all'asado, adesso col pesce. Sì, sono dell'estate. Attività storica che poi si va collocata in una zona urbana abbastanza frequentata di passaggio, vicino all'aeroporto, e insomma un grosso in bocca al lupo da parte nostra per questa nuova avventura. Più che in bocca al lupo, in culo alla balena, perché si parla di mare. Hai ragione. A casa le fa meglio lei? Io non lo faccio proprio. Mi piace andare a mangiarlo. Brava la signora. Grazie. La signora invece? Anche a me piace mangiarlo e non cucinarlo. Quando è il pesce vado a mangiarlo pronto. C'erano una volta le donne che lo facevano, le giovani di oggi non lo fanno. Cinzia e Pippo, ma anche i figli Manuel e Mirko, che già hanno preso per mano il testimone di un'attività preziosa. Da queste parti non manca il sorriso. È stato un inizio col botto, caro Enrico. Quanta gioia! Quanta gioia, veramente. Mi sembra assurdo che oggi siamo qui, abbiamo riscosso un successo pazzesco, non ce l'aspettavamo, o meglio, sapevamo che c'era attesa, però è stato un successo spaventoso. E mi sono venuti i brividi, ce l'ho ancora adesso. Come guardo la gente mi emoziono ancora. È una bella storia familiare la vostra. È una bella storia familiare, cominciata tantissimi anni fa. Mio nonno, lo sceriffo, conosciutissimo sulla costa adriatica. Adesso siamo qui, abbiamo lanciato questo progetto di franchising. Puntiamo verso l'infinito ed oltre. E avete mantenuto però l'umiltà e la dimensione familiare. Sì, ecco qui, guardi, c'è anche mia nonna oggi. Siamo tutti quanti al lavoro, tutta la famiglia al lavoro. E siamo, insomma, felici di esserlo, ci piace. Ci piace avere a che fare con la gente e mantenere la qualità. Abbiamo mantenuto l'umiltà, la qualità e il prezzo. E se è vero che ogni successo ha origini lontane, il legame a doppio filo con l'identità marinaresca viene ribadito con forza e orgoglio. Nonna Maria è uno straordinario esempio di vitalità e tenacia, poi raccolto e messo a frutto dalle generazioni future. Mio marito veramente faceva il pescatore e io le cucinavo e le vendevo, capito?
e mia figlia ha ripreso da me, molto dinamica, gli piace chiacchierare, insomma. Signore di Vallevaux. Vallevaux. Una Veri. Veri. Un cognome importante per la marineria. Certo, tutti Veri, Veri. Ditta Veri, provare per credere. Come lo fa il brodetto la signora Veri? Il brodetto basta mettere il pesce fresco e tante qualità. E poi il resto va bene lo stesso, va tutto bene. Mi adotta come nipote? No, di pescare. Peccato che a modo di pesce di brodetto ce ne sa pure poco. Se vuoi il brodetto dunque, vai a pescare tu, prima il pesce. E nulla viene per caso. Le Frites C'est Chic è un esempio di intelligenza e fatica tutte abruzzesi. 100 di questi giorni.